Pesce Azzurro Drive, mi dica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da sporto, grazie. È una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangerò prima di gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto. Dai! Buonasera a tutti e bentornati al Pesce Azzurro Quiz Show! Ancora insieme anche questa sera, è sempre come un ospite, anche questa sera chissà da quale parte del mondo arriva, è con noi Flavio Vento! Finalmente! Oh, e sono tornato con sta pioggia e con sto vento, è tornato il vostro Flavio Vento! Guardi, mi sentivo proprio bene a non vederla. Ma aspettavate tutti, dica la verità. Adesso cambiano tutti i canali e si sintonizzano per vederla. Lo so, purtroppo ci ho avuto da fare. Voi sapete che io so, è il vostro colonnello dell'area... dell'area natica, no. dell'area natica aeronautica, sono il vostro meteorologo di fiducia, meteorologo, non sa neanche che dire il mestiere che fa. Esatto, allora prima di tutto devo dire scusate, mi sono assentato per 2-3 puntate, ma ci ho avuto un congresso importantissimo sul clima. Sa dove l'abbiamo fatto stavolta? Al lago de Como. Devo vedere, è una cosa su una villa eccezionale, discorsi sempre, immagino. Le magnate che abbiamo fatto ragazzi, che voi magnate, cioè gli ossi buchi con i piselli, tutti qua mi arrivati, e il risotto allo zafferano, la cassuola, la conosce la cassuola, la conosce? Sì. Insomma, capito. Ci ho avuto da fare, insomma. C'avete molte... La digestione è sempre un po' difficoltosa. Di cosa avete parlato in questo convegno? Del clima. E a questo proposito, perché la gente tanto vuole sapere come adesso si avvicina la bella stagione, la primavera, l'estate, la gente vuole sgappare, vuole andare al mare, vuole organizzare le vacanze, vuole sapere com'è certo, il tempo. Certo. Com'è il tempo? È brutto è il tempo! Come è brutto? No! Purtroppo è brutto. Ma non è vero. Tutta l'estate temporali grandi. Una roba, ragazzi. Ma non è vero, non è vero. È proprio un tempo schifoso da sta casa. Tutti non è vero, non tutti è vero. Dentro casa che piove, ragazzi. Non è vero. Flavio Vento. Casomai il tempo com'è? È brutto. No, allora, il tempo passa. Il tempo passa. Ed è brutto. Non è vero, non è vero. Venite al mare che il tempo è bello, bellissimo. Che piove e nevica. Nevica. Agosto sulla neve, cosa vedevo dire ragazzi? Vabbè, detto questo, partiamo subito con la nostra rubrichetta che tutti aspettano da casa, la posta del Flavio Vento! Quando arriva la posta del Flavio Vento? Ma sapete quante lettere ci arrivano? Ma sapete quante? Quante? Che ne sono arrivate settimana? Due. Però sono due lettere importanti perché la gente scrive. E chiede consigli e vuole sapere dalla gente che sa come Flavio Vento. Okay. Ecco qua la prima letterina del nostro ascoltatore. Caro Flavio Vento, mi chiamo Remo e vorrei farti tanti complimenti perché ti intendi veramente di tutto. Vabbè, questo. Però non fate sempre sti complimenti, capito? Mi pare un po' troppo, mi sembra troppo. Non c'è bisogno di fare tutti questi complimenti, non vi preoccupate. Sono molto preoccupato, dice Remo, per il clima del nostro pianeta. Sono sicuro che uno tsunami ci sommergerà. Sta buono Remo. Ci sommergerà tutti. Poi arriveranno i terremoti e le piogge del fuoco. Remo, tu cosa ne pensi? Guarda i film, Remo, guarda i film. Cosa ne pensi? Con tanta stima, Remo Mori. Allora, Remo Mori,
Moriremo. Ma Mariana, moriremo in secondo questo. Quindi proprio ce l'ha dell'indole, da quando è nato, dal nome che gli hanno dato. Cosa ne diciamo? Tiriamolo su. Mi fai andare a toccare a ferro un attimino, scusi, che va. Dove va? Fabio? Vado a dare una bella ravanata e abbia pazienza, perché questo... Scusate, un attimino, ho toccato ferro, un attimino, perché abbia pazienza. Allora, guardi, me la posso dare questa lettera? Moriremo, le piogge del fuoco. Moriremo, ma perché non scrivi agli Angela? È che io non ho tanta voglia di discorrere. Beh, rispondiamo in maniera positiva. Ma noi moriremo. Ma noi non pensiamo che sia così nero il futuro. Adesso staccammo, è un po' d'allegria, moriremo. Vabbè, che si chiama pure tu. Che è che poi capito lui proprio ce l'ha. Da quando è nato chiama, proprio. Moriremo. È stato tutta la vita, c'ha un corvo in la testa. Quindi... Partiamo subito con la seconda letterina. Leggiamo anche la seconda. Ecco qua. Leggiamo carissimo Flavio Vento. Tantissimi complimenti perché te intendi veramente di tutto. Vabbè. Ancora. Ma non è vero, di cosa si intende? È tanto la di gente. Niente. E sa la gente che mi intendo di tutto. Ma di cosa si intende? Te lo scrive, no? Sì, lo scrive. Allora, siamo due sorelle di Napoli e ci chiamiamo Rina e Rosa. Siamo molto innamorate di te. Lo so, belle, mettetevi in fila. Anche. Lo so. E vorremmo fare un selfie con te. Come possiamo fare? Con amore e ardore, Rosa e Rina Pepe. Amore e ardore. Rosa e Rina Pepe, questa si chiama... Sarebbe Peperina Pepe Rosa, si chiama. Ma lei chi è scrive? Ragazzi, ma chi c'è scrive? Ma che lettere c'è dato? Ma dove guarda? Là? Dove guarda? No, quindi me le passa la redazione. Peperina Pepe Rosa, queste si chiamano, queste sfigate. Allora, Peperina Pepe Rosa, io ho le tariffe di Belen Rodriguez. Quindi io pio 15 euro per un selfie e 7,50 euro per un autografo. La Rodriguez prende di più. No, 7 euro per il selfie. Ci avevamo le tariffe uguali. Uguali. Allora, uguali. A Peperina gli faccio lo sconto del 50%. A Peperosa non gli faccio niente perché mi sta sui coglioni. Perché? E Peperosa, che piani? Cosa fai? La carbonara, fa la carbonara, cosa c'è? Ma Peperosa, 3,50 euro per un selfie. Fammi il favore, Peperosa, allora, stamattina. Siamo sempre disponibili per un selfie gratis. Sempre. 3,50 euro. Che... 15 euro. 15 euro. E faccio 12. Non è vero. E faccio 12. Non è vero. Bene, partiamo con la puntata. Possiamo chiamare il primo concorrente. Ed è, chiamiamo ci siamo, su. No? Ci siamo sì. Bene, lei è in forma? Io sono in forma ragliante. Bene, mi fa molto piacere. Dai! Anche io cominciamo. Chiamiamo subito il primo concorrente. Eccola qua. Ma guarda che bella signora. Venga qui al centro. Chiamo il microfono. Guarda che bella signora. Buonasera. Lo prenda, prenda lei. Lei. Okay. Come si chiama? Assunta. Assunta dove? Assunta a Pesaro. Io sono invece a Marzocca, mi hanno assunto perché sono di Marzocca. Mi hanno assunto lì. Allora, signora, de Pesaro che lavoro fa? Che noi siamo curiosi, capito? Siamo caccianesi. Sono quasi una pensionata. Pensionata. Guarda lei, cara signora. Arrivaci. Lo sa com'è il gioco un po' come... Qualcosa, ha spiegato. Ma è molto semplice, lo vediamo insieme, vi potete accomodare. Accomodiamoci, signore. Sì, lo tenga lei, sì. Okay. Venga, assunta. Accomodi sul trono e possiamo cominciare, ci siamo. Ci e stiamo. Quindi è il momento della slot machine. Che tensione, senti. Bene. Cozze prezzemolate! Oh. Sono uscite le cozze prezzemolate, quindi noi dobbiamo trovare, lei deve scegliere una pentola, ecco, e fare in modo che nella pentola che lei sceglie ci siano le cozze prezzemolate. Vediamo, abbiamo, ogni pentola corrisponde a un ristorante del Pesce Azzurro, abbiamo un ristorante Senigallia, il Drive è a Fano, Cattolica. E vai, Way, è il nuovo ristorante in apertura. Il nuovo punto vendita di Fano, Tuccadillo. Che aprirà in autunno, ecco. Fano e Rimini. E Rimini. Bene, ci siamo, ne scelga una, aspetti, dobbiamo trovare le cozze prezzemolate, vero? Cozze prezzemolate. Rimini. E vai, vai. Non fai i ballottini te, non fai i soliti ballottini. Quindi che cosa? Fano. Sceglie Fano. Sì. Fano. Sceglie Fano. Scegliamo Fano. No. Ma queste pentole pesano un quintale e mezzo. Gliela fa? Aspetti. Venga. Eccola. A posto. Ha scelto la pentola di Fano. La pentola di Fano.
Bene, bene. E speriamo che dentro c'è le cozze prezzemolate. Vediamo, vediamo un po', vediamo un po'. Adesso possiamo cominciare a escludere, aprire le pentole una alla volta, sperando di non trovare le cozze prezzemolate. Ok. Bene, bene, bene. Vediamo, vediamo, vediamo. Cosa sceglie? Apriamo drive. Drive. Drive, 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 drive. Che il drive è preso dal ristorante di Fano. Potete venire con la macchina senza neanche scendere e prendere il menu completo del pesce azzurro. È qui dietro, è comodissimo. Fusilli, calamari e melanzane. Ottimo, proseguiamo. Brava assoluta. Ottimo, sia il piatto sia il fatto che abbia scelto il drive. Questa pentola, proseguiamo. Bene, bene. Rimini. Rimini, Rimini. Rimini, 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 Rimini. La 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 la. Dai, eh. Lo vuole aprire lei, Flavio Vento? Cosa? Lo vuole far vedere lei? Certo, lo voglio vedere. Faccia vedere lei, faccia vedere lei. Lo guardiamo io e Assunta. E voi... Ok, perfetto, polpettine. Ascolane del pesce! Vale. Le ascolane di pesce! Le ascolane del pesce, buone queste. Bene, bene, bene. Oh, oh. Questo è scoppiato qualcosa. Questa, per cambiare i coperchi, per cambiare i coperchi, perché voi non avete visto che nel frattempo io ho cambiato i coperchi. Ve si è bruciati i sardoni, no? Ecco, lei che si intende di meteo, di tempo. Ve si è abbrustoliti i sardoni? No, no, questi, non viene dalla cucina questo fumo. Da dove viene? Dalla Valpadana? Bravo, ho visto che lei... La pianura padana. Ecco, vede, noi siamo al mare, possiamo ormai al giorno d'oggi importare anche il tempo. Senti, senti, io perché la nebbia la riconosco dall'odore. Ecco, da dove viene? Da dove viene? Questa da Reggio Emilia. Da Reggio Emilia? Da Reggio Emilia questa arriva. E tanto bene. Se sente l'odore dei concimi, se sente. Ma guardi che... Dai, partiamo Assunta, un altro pentolo. Assunta, abbiamo Rimini, Away e Vai, Cattolica Senigallia. Nostri. Senigallia. Senigallia. Proviamo un po' Senigallia. Assunta. Bene, bene, bene. Dai, dai. Chi lo vuole aprire? Venite voi ad aprirlo? Aprilo te, apri. Vediamo. Saputone, apri un po'. Allora, torno in postazione. Guarda, non lo voglio vedere anche io. Suspense. Non lo voglio vedere per primo. Vediamolo tutti insieme. Scusa, Moretta! La bottiglia di Moretta! Bene, bene, complimenti! Assunta. Bene. Vai Assunta, che portiamo a casa tutti i premi. Sempre chi viene al pesce azzurro alla fine del pasto prende una... Moretta. Rimangono tre pentole, stiamo andando bene. Stiamo andando bene, Assunta, vai. Cattolica. Cattolica. Vediamo un po'. Ce ne è rimasti tre, vero? Uno dei due ristoranti che abbiamo in Emilia Romagna. Non so di nuovo. Primo piano, tutto, vediamo. Non si vede, c'è la nebbia. C'è la nebbia. Avete messo la nebbia da... Ah, lo ha visto perché sventolo! È sgombro! Pomodorini, olive e capperi! Uno dei secondi che potete mangiare in questo ristorante al pesce azzurro, in tutti i ristoranti del pesce azzurro. Sta andando alla grande! Sta andando benissimo! Senta, lei è presentatore, lei cosa consiglia? Di cambiare la pentola? Tipo, dico, no? Vogliamo cambiare la pentola? Non lo so. La vogliamo cambiare? No. Lei cosa dice, presentatore? Io non lo so, dica lei. No. Dica lei. No, assolutamente non vuole cambiare. Rispondo di no. Vogliamo cambiare? No, assolutamente. Siamo no. sicuri? Assolutamente, guarda. E allora ne restano due. Apriamo. Dunque, quale rimane da prima? Rimini o IU? Lei questo come lo legge? E vai. Perché l'ha sentito 20 volte, speriamo. E vai. Così, al volo. I sardoni. Grigliata azzurra. Sardoncini. Uno dei piatti forti del pesce azzurro. Ormai a questo punto come? Le ho quasi aperte tutte. Eh sì, ne resta una. Perfetto. Ne resta una. Se fa un po' di posto con quella pentola di Fano, ok. Io arrivo con questa. Sì. E quindi facciamo il finale qua. Questa è la nostra. Questa è la vostra, sei sicuro? Questa è nostra e mia. No, questa aveva scelto la signora. No, questa ha scelto. No, questa! Adesso ti tiro la pentola, eh. Bene, aveva scelto quella. Quindi possiamo aprire l'una o l'altra, se apriamo questa.
non ci deve essere. Non ci deve essere la cozza. Bene. La cozza qui. Quale la vogliamo aprire? Io voglio questa che c'è la cozza. E allora apriamo quella che ci fosse la cozza. Facciamo più bella figura. Vai, quanto assoluta. Pesa? Molto? La può aprire lei? No, ecco perché no. Vediamo, vediamo, lo guardi. Vediamo. Cosa c'è? E ci sono le cozze! Cozze prezzemolate! Brava assoluta! Prego, grazie, prego! Grazie. Assoluta, è stato il numero uno. Bene, complimenti, complimenti. Vai. Quanto c'è? Venga qui al centro, venga qui al centro. E quindi ha vinto. Ha visto come è stato un percorso facile. Ha sbancato. Ha visto? Alle soglie della pensione assoluta ha sbancato tutto. Può scegliere o un cofanetto di sughi, sei sughi, oppure la bottiglia di Moretta con i tre bicchieri, ecco. oppure abbiamo anche, glieli prendo. Ecco. Facciamo vedere. Le vongole, le seppie coi piselli, che è buonissima, assoluta. Le vongole o le seppie coi piselli? Cosa preferisce? Vongole, seppie coi piselli, cofanetto di sei sughi, bottiglia di Moretta coi bicchieri. Mi sa che la Moretta... la Moretta coi bicchieri. La Moretta ci sta. Bene, allora io vado. Andiamo con la Moretta, dai. La Moretta coi bicchierini, che fa da un... Da bere in compagnia, va bene. Ah, voglia, sì. Ma questa stasera torna a Pesaro, fa un figuro con quella, certo, con la Moretta. Ah no, pensavo che se la beve in macchina. No, no. Si attacca la bottiglia in macchina e arriva a parcheggia. No, poi sono in bicicletta da Pesaro, da casa mia. Ma fa presto, sì, c'ha pure i bicchierini. Ogni bicchiere lo tira alla... È a posto. Bene. Benissimo. Complimenti. Brava assoluta. Il gioco non è finito, no, perché abbiamo anche poi il gioco finale. Si può accomodare... Sta comodi, assoluta. Di qua, assoluta. La richiamiamo un attimino dopo. E noi continuiamo. Continuiamo. Col prossimo concorrente, l'Uguadopia. Venga, signora bella. La nostra concorrente, guarda, oh, che belle signore stasera che ci avevo. Venga qui al centro. Oh, e manco a Marzocca c'è tutte ste belle signore. Mica c'è a Marzocca, veramente. Come si chiama? Sandra. Sandra. Sì. E Sandra viene da? Pesaro. Da Pesaro, come, sì, la signora prima. Come la signora. Un sacco di concorrenti da Pesaro, è sposata? Felicemente libera. Felicemente libera. Divorziata. Ah, bene. Che se sta bene uguale, lo dica Flavio Vento, che abita con la moglie, che si chiama la moglie, la Fiola e la suocera. Mi tocca stare dentro casa, sa come si chiama la suocera? Geronimo. Brava, cioè il padre che era una pascia, capito? Lei non gli dico cosa succede dentro casa, glielo dico con comodo dopo. Ah, va bene. Allora, partiamo subito col gioco. Ci siamo. Tocca cambiare coperti. Sì. Mentre voi mi accomodate, se lei, Flavio, sistema allora questa pentola qua. Questo la mettiamo qua, sto pentolo. Ecco qua. Io vado a presentare subito il concorrente. Bene. Possiamo, voi fate due chiacchiere, sì, che io cambio i coperchi. Allora Sandra, mi dica un po' di cosa si occupa a Pesaro, che noi siamo un po' curiosi. Casalinga. Gli piace cucinare il pesce, sì, gli piace? Sì, cucino. Cucina. Sì. I sardoni, la sentite? I sardoni del pesce azzurro che sono buonissimi, storici. Buonissimi, sono buoni. Questa sera era tutto buono, tutto, veramente. Stasera c'è il risotto, il fritto, la polentina che è delicata e buona. È buona. Ci manca un po' di... Allora, lo sa come funziona, Sandra, un po' il gioco? Un pochino, Adesso chiamiamo subito la slot machine. Lei gli esce un piatto e deve provare a piare il piatto dentro la pentola. E poi se la porta qua. Ci siamo? Sì. Proviamo. Bene, abbiamo girato. Proviamo. Cambiato i coperchi. Noi siamo belli carichi. E quindi lanciamo la slot machine. Slot machine, vai. E vai. Adesso vediamo Sandra. Fusilli, calamari e melanzane. Buoni. Quindi noi dobbiamo fare in modo di trovare fusilli, calamari e melanzane. Vediamo, non so dove sono, li troveremo strada facendo. Esatto. Può scegliere una pentola. Devi scegliere una pentola. Allora, la pentola io scelgo Senigallia. Senigallia ha scelto. Ha fatto tutto, ha scelto lei, Sì, sì. Io non ho detto niente. Ha scelto tutto lei. Prenda Flavio, mi aiuti. Gliela fa, ecco. Pronti. Ecco, perché queste pentole pesano un quintale. Sì. Sembra, ma sono molto pesanti. Bene. Ecco qua.
Cominciamo. Cominciamo. Va bene. Sandra, adesso una alla volta dobbiamo scoprire i piatti che sono in queste pentole. Non dobbiamo trovare i fusilli, calamari e melanzane. Assolutamente. Ma noi non li troveremo. Certo. Se fidi di noi. Forza, partiamo, Sandra. Allora, partiamo con Cattolica. Cattolica. Sì, sì. Ristorante all'acquario, abbiamo l'acquario vicino, c'è sempre tantissima gente, abbiamo grigliata azzurra! Vai. E i sandwichini! Bene, a posto. E prima l'abbiamo fatto fuori. Prima scoperchiata perfetta. Perfetto. Poi proseguiamo. Fano. Prendiamo tutte le pentole grandi, lei preferisce le grandi, vedi, una la scelta, due le sta prendendo. Perché noi siamo modesti, ci accontentiamo anche di quelle piccole. Lo sapevo, lo sapevo. Che c'è? Dai. Olive Scolane, vale. Ascolane di pesce! Fa gli scherzi, è sciapo come l'acqua, lei lui è di aretta, capito, fai come. Stiamo andando benissimo, proseguiamo. Stasera vince tutti stasera, eh? Drive. Vediamo un po'. Falla qui la signora. Prego, venga. Venga. Dai, prova. Alzi, scoperchi. La moretta! Vale. E quindi ci siamo, stiamo andando proprio con un filo di gas. Sì. Quante ce ne è rimaste? Altre due. Altre due sono. Away. Away. C'è di tutto dentro questa pentola? Cosa c'è? C'è solo un sacco di cose. Ci sono... Dopo io una pentola me la freno e me la porto a casa. Ci sono, guarda, senta che profumo. Ci sono i pomodorini. Cosa c'è? Lo sgombro. Le olive, i capperi e lo sgombro. Lo sgombro pure qua. Mamma mia, adesso ormai ci siamo. Ce ne due. Ormai ci siamo, stiamo andando veloci, eh. Stiamo andando veloci perché... Cosa c'è rimasto? Non abbiamo tempo da perdere. Rimini o Senigallia? Vuole cambiare la pentola? No. No. È sicura? No. Sì. Ma è proprio sicura? La vuole cambiare? Sì. Sicurissima. Siamo sicurissimi, al 100%. È sicura? Non la vuole cambiare? No. Ti ha detto di no. E infatti fa bene perché abbiamo le cozze prezzemolate e anche Sandra vince! E cosa c'è qua? I fusilli, calamari e melanzane! Bene! Brava! Ha vinto pure Sandra. Venite qui al centro! Guarda, ha spancato tutte e due stasera! Bene! Hai visto queste belle signorine? Bene, hai visto? Questa sera festeggiamo alla grande. Sì. E che cosa sceglie come premio? Moretta. Anche lei? Certo! Moretta con i bicchieri! Vengo apposta a fare! Uno dei piatti... È vero, Sandra? Certo! Cosa stiamo qui a perdere tempo? No, Moretta per tutti! Moretta per tutti, ma per Sandra con i bicchieri uno dei... delle cose più vendute e consumate nel ristorante in assoluto. De tutto il mondo. Ma lei va nel mondo, cioè la trova la moretta? Mai, no. Mai. Guarda, sono stato adesso al Lago del Cobro, dopo tutte quelle magnate. Ci voleva una moretta per digerire. E c'era? C'ho ancora gli ossi buchi tutti qua. E c'era? Niente, non c'è la moretta, no, lì ti danno la marostrina. Bene, Sandra, complimenti, si accomodi. Brava, Sandra. E proseguiamo il gioco, Flavio. Sì. Prossimo concorrente! Eccola qua, un'altra bella signora. Buonasera. Buonasera, signora. Prego, un attimo. Venga, accomodatevi. Qua, centro, venga pure qua, signora. Sì, dopo cambio le pentole e i coperchi. Ecco qua. Come si chiama? Cristina. Cristina, tenga il microfono. Viene da? Io metto la pentola. Da Pesaro. Da Pesaro. Sì. Bene, sposata, single, fidanzata? Fidanzata. Fidanzata. Bene. Guardi Flavio Vento. Sto a girare con le pentole. Che bella pentola. E pesa che spiomba ste pentole. Ecco qua. Scusate, mi sono distratto per queste pentolone. Non ha sentito il nome, da dove no, viene. No, come si chiama sta bella ragazza? Cristina. Cristina. E viene da? E viene da? Pisa.
Pesaro. Un'altra del Pesaro, ma tutti del Pesaro. Ma non sono proprio il Pesarese, però. Di dove sei? Di dove, veramente? No? De Falconara? No. De Ancona? No. De Pescara? No. Non hai indovinato. De Pescasteroli? No, no. Sei de Parigi? No, Ucraina. Ucraina, ma che tenerezza, che pesaro. E che chiami, scusa? Cristina. Cristina, vai Cristina. Bene, Cristina. Sbanchiamo tutto. Benissimo, vi potete accomodare sul trono mentre io cambio i coperchi. Senti Cristina, raccontami un po' di te. Cosa fai a Pesaro? Faccio cameriera. Fai cameriera a Pesaro? Sì. Ostia, ti trovi bene a Pesaro, sì? Sì. È una bella città, Pesaro. Ma sì, tranquilla. Ma tranquilla, c'è tutto, c'è il mare, se vuoi fare una bella gita, c'è Urbino, c'è tutti i posti intorno. Sì, San Marino. San Marino, brava. Se ti vuoi divertire, c'è la Romagna, c'è. Sì. Se sta bene a Pesaro, no? Ottimo, è sì, molto se bella. Se vuoi, io ti consiglio di trasferirti a Marzocca, che è un'altra bella città, sempre nella riviera adriatica, che è molto più carina di Pesaro. Ma Marzocca, davvero? Sì. Certo, una ridente cittadina sulla costa adriatica. Non c'è niente, però da gusto sta. Ci siamo. Ci siamo? Possiamo cominciare. Vai. A questo punto io lancio la slot machine. Vai. E poi scegliamo una pentola. Andiamo in ordine. Slot machine. Slot machine. Vediamo, vediamo. È il pesce azzurro. È il pesce azzurro. È uscito il pesce azzurro. Non dobbiamo neanche giocare, ha vinto direttamente. Cristina è molto fortunata, venga qui. Cristina. Venga qui, oggi hanno vinto tutti. Grazie. Sa come si chiama in Italia questo? Meglio che non dico. Glielo dico dopo. Oddio, mi è cascato. Facciamo solo immaginare. Glielo dico dopo. L'ha immaginato, vero? Ecco. Bene, anche lei può scegliere la bottiglia di Moretta, oppure il cofanetto di sughi, oppure le vongole o le seppie coi piselli. Tutta roba buona. Una moretta sarebbe meglio. Moretta. Anche lei. La moretta questa sera, perché spesso scelgono anche i sughi, eh sì. Però preferisce la moretta. Stasera c'avevi i concorrenti e gli è piaciuta. Ma lei la beve, lei la beve la moretta? La conosce? Sì. Sì. Certo. Bene, ok? La sa anche fare. La sa anche fare. Come si fa? Senti, come si fa? Si prende un po' di anice, un po' di rum, una scorzetta di limone e poi caffè sopra. Bene, bene, quasi ci siamo. Quasi, manca l'ingrediente. Esatto. Però lei deve indovinare quale. Perché sono tre gli ingredienti. Sì. Mancava il rum. Il rum. Mancava il rum, sono tre gli ingredienti. Comunque la scorzetta di limone è il tocco che ci vuole. È vero. Bene, è vero. Complimenti, vado. La bravissima, brava Cristina. Grazie. Adesso così, aspetta, vieni qui con me. Adesso così, la moretta la puoi esportare in tutto il mondo, capito? È vero, la puoi portare a parte a Pesaro, la porti in tutte pare, che tanto la moretta va dove la fai un free, piace a tutti. Scusate, Cristina, prego, complimenti, richiediamo le due concorrenti precedenti. E il peso c'è adesso. Adesso devono indovinare. Mamma mia, adesso devo indovinare il peso. Certo, con i voti, tutti con la moretta. Venite, venite pure al qua, centro. Vieni Cristina, vieni pure. Venite al centro, qua. Bene, bene, qua. Ci siamo tutti in camera. Bene, a questo punto si tratta di indovinare, ultimo gioco, si vincono due biglietti per i prossimi spettacoli che facciamo, spettacoli del San Costanzo Show che saranno qui in zona quest'estate. Fanno ridere, guarda, fanno ridere tanto, fanno ridere. Vedremo. A ride come i matti proprio. Nei prossimi mesi sì. Dovete indovinare il peso totale mio, di Flavio Vento e degli altri due conduttori della trasmissione che sono Daniele Santinelli e Rosa Della Cecca. Ecco. Tutti e quattro insieme, quanto pesiamo? Quattro bei omaccioni. Vai Cristina, peso. Difficile. Provi, spari. Proviamo. 350, più o meno. Meno. 340. No! Un po' di più. 350. L'ha detto lei. Meno. No, dica un altro. 3,45. No! Ci stiamo ancora, ma ci stiamo vicini. Ci siamo guarda, per poco. Ci stava ci schiappo pulivo. Ecco. Bene, abbiamo finito noi. Ah, niente, è finito così. Eh sì, non si vince il biglietto. Vabbè, non possiamo sempre vincere, abbiamo già vinto. Possiamo dare i pentoloni. No, perché dobbiamo proseguire. È qui così. A questo punto però possiamo chiamare Antonella perché noi abbiamo fame. Antonella! È ora di cena. Antonella ci porta i vassoi. Oh. Ecco qua. Adesso. Con i piatti del giorno.
Oh, adesso si mangia. E noi andiamo a mangiare. Buon appetito a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, buona ciao, serata. Salutate. Cheese. Ciao, salutate. Ciao, 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 ciao. Buon appetito. Pesce Azzurro Drive mi dica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da sporto, grazie. È una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, quattro, sì. Ho sbagliato. Eh sì, gliela avanza tu. I mangerò prima del gialletto. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.